Ritorna Massimino da quarto, scemi di merda. Massimino da quarto. Massimino da quarto. È ritornato Massimino da quarto. È uscito dalla questura. Panico, 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 paura. Zio, ti mollo uno schiaffo. Che stai giù 2 mesi per terra. Spacco tutto, scemo di merda. Massimino è solo un tamarro. No, è tamarro numero uno. Buongiorno. A posto, zia? Sono Massimino di quarto. Ok, posso io? Presente, non so, imperatore della provincia di Milano. Spazzatore assoluto, roba di bamba. Senti, voi avete anche camere interessanti, spaziose? Roba per gente lussuosa, gente che è presa bene col grano? Per quando sarebbe interessato la stanza? Per il periodo di Natale, 3-4 giorni, ma una cosa seria, lussuosa, fatta bene. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Dove riferimento? Sto cercando una bella camera fatta bene che devo venire su con la zita a farmi un periodo di Natale, 4-5 giorni. Però noi siamo un semplice 3 stelle, per cui io in quel caso consiglierei il Laurino o il Grifone, perché quelli sono veramente gli alberghi più belli di Bolzano. Ah. E là si fa una bellissima figura, poi se si arriva in limousine davanti poi è il massimo, perché da noi non si arriva in macchina davanti, per cui già quella è come se arrivi con la fionda, mi lanciano, sì. Lanciano le persone nelle finestre con la fionda. Esatto. Vedi, la tua onestà che mi piace, perché fai pubblicità agli altri alberghi, una roba incredibile. No, il minimo, sennò poi si creano le aspettative sbagliate. Va bene, ti ringrazio per la gentilezza. Grazie a te. Buona salutami la personaggio tutta nervosa, dagli 2 colpi di cazzo, che mi sa che è un po' nervoso perché non prende il cielo. Va bene? Ok, va bene, ciao. Ciao personaggio. Però buongiorno. Non ho capito 3 cazzi, cosa hai detto? Hotel F***a con Naiano. Ah, capiti, mangi le parole, se dice una caramella. Sono Massimino di quarto. Sono, non so se conosci, imperatore assoluto della provincia di Milano, spazzatore, no. Personale. No. Beh, peccato questo, vedi che non ti spacchi il naso, se no conoscevi il prodotto. Senti, ho bisogno di una camera di quelle fatte bene per 4-5 giorni nel periodo di Natale, dove venire su con la zita, non bada a spese, non c'è problematiche, insomma. Perché periodo sarebbe esattamente? Zita. Com'è che biasci che t'ha posto, appena svegliata? Sento un po' sul pezzo. Ho fatto la battuta sui pezzi, sai che io spazio. Senti, no, mi servono dal 23 fino al 26, insomma, dai. Allora, sarebbero fino al 24, 170 persone, poi cambia di nuovo stagione, che torniamo in alta stagione, e poi costa 204 persone. Credi, proprio 4 minuti non me ne frega un cazzo, non è un problema di soldi, dai, sereno. Ma avete anche la spa voi, Rob? Sì, certo. Sì, ma abbiamo piscina interna, esterna, whirlpool, sauna. Ma volendo io mi posso affittare una sera la spa per mettere a ferro e fuoco la mia donna, calarci i cazzi, no. Fare gli affari miei, insomma. Quello non penso, perché no. Comunque poi gli altri ospiti di casa magari. A me degli altri ospiti non me ne frega un cazzo, cioè al limite dove non arrivano le parole arriva la calibro 9, capito? 4 ferrate alle ginocchia, si fanno un weekend proprio tutto agli ospedali, proprio si fanno le camere vicine, trasferite proprio tutto un'ala dell'albergo all'ospedale, capito? Se non mi lasciano lo spazio che dico io. Come? No. Però nell'eventualità in cui faccia brutto con gli altri clienti che si tengano alla distanza la wellness, io posso andare giù con la mia zita a spaccarmi il naso, ficcare cazzi, fare gli affari miei, insomma. No, perché ci sono altre persone. Ma le altre persone stanno fuori, cioè non so se hai capito il personaggio, basta un po' di arroganza e le cose si risolvono, insomma, capito? Diciamo che il budget non è importante, io arrivo, foraggio come un pazzo, vi cambio la giornata e la serata a tutti, che uscite in pizzeria e fate una festa. Io devo parlare col capo, non lo posso decidere io. Però mi piace il concetto di parlare col capo, perché sai, storie di capi. Ah, dico, ma abbiamo anche altri ospiti, no? Ma gli altri ospiti, cioè non è un problema, nel senso, a me mi serve una sera la spa per andare a fare i cazzi miei con la mia donna, capito? Cioè, per quello poi c'è anche la stanza, no? Sì, ho capito che c'è la stanza, quello per forza di cose la dovete insonorizzare, perché come comincia a calare la donna, le pare si sfondano i vetri proprio, anzi se c'è qualcosa di urlo è un casino. Però mi intrippava la roba della spa, perché volevo fare anche un mezzo servizio fotografico, mezzo spaccato nella vasca con le bolle, col sangue a naso, fare una roba alla scarpese, capito? Volevo fare anche 2 foto, un selfie, una roba così, capito? Io pago, cioè non è problema di soldi. Cosa le devo dire? Ti trasformo, cioè come arrivo ti sparo una mancia che vai a cambiare la macchina, capito? Tu ridi. Comunque non...
Niente, bisogna parlare col capo dei capi, tu dici. Senti, allora facciamo così, ti mando su Gigino, che è un mio scagnozzo, magari con 400-500 euro in bocca, e vediamo, magari la discute lui la roba col capo. Perfetto, allora prova a chiamare più tardi. Ok, allora facciamo così, anzi, faccio partire uno con lo scooter da Milano, con 4-5 buste in tasca, così si fa il viaggio bello bello. Mi va a parlare col capo, magari trova una condizione lui che il capo non può rifiutare, capito? Non ha situazione. Come si chiama il capo? Moser. Moser, che, cos'è, Crucco? Tedesco? Personaggio? Lo Volkswagen? No, non è tedesco. Ok, va bene, adesso vedi, lo trasforma a furia di pinzate in bocca di pugni, vedi che mi trova la suite, la stanza, e mi lascia l'albergo per 4 giorni. Vai serena. Ti ringrazio, bello, magari ti faccio trovare anche te una bella sorpresa. Tu ti sfondi il naso? No, guardi. No, ti fa una canna. Cosa fai tu? Sostanzi, ti serve qualcosa? Sostanzi, come si fa a buttare via un'occasione del genere? Ti facevo fare una serata che svoltavi, io. La gente che non si fa mi dà fastidio. È ritornato. Ti do una mancia che ti cambio la vita.